Buonasera, bentornati, ben arrivati per coloro che per la prima volta eh, sono qui con noi eh, a, alle nostre attività di eh, divulgazione, informazione, eh, studio eh, sui temi dell'intelligenza artificiale. Questa è la prima eh, serata della seconda edizione di AIA, Artificial Intelligence Inaugurati. L'anno scorso abbiamo eh, realizzato la prima, eh, la prima edizione e l'abbiamo realizzata forzatamente online. L'avevamo preparata in presenza, poi è capitato questo piccolo incidente di percorso planetario e eh, abbiamo riscritto tutto il programma e tutto il palinsesto e siamo andati eh, online. È stata un'esperienza eh, un molto interessante, molto avvincente: 20 incontri, eh, il martedì, ogni 15 giorni, eh, con relatori di alto livello estremamente qualificati. Eh, che hanno riscontrato e c'è stato un riscontro notevole di attenzione, eh, migliaia di accessi, migliaia di accessi, eh, una interazione eh, davvero importante, quelli che si erano collegati, scrivevano in chat, i relatori rispondevano, è stata veramente una grande, una grande esperienza. Come l'anno scorso, anche eh, quest'anno l'attività di eh, studio, di divulgazione, di riflessione attorno all'intelligenza artificiale nasce dall'incontro fortunato ma concreto tra un'associazione di Treviso, si chiama Biblio Treviso, che si occupa da sette anni di divulgazione del pensiero scientifico attraverso conferenze che facciamo in Biblioteca Zanzotto a Treviso e tra l'altro partirà il 6 di novembre il nuovo ciclo autunnale. Dall'incontro di Biblio Treviso con il comune di Villorba. Dico il comune di Villorba perché eh, la, uh, la prima tornata è stata uh, sostenuta uh, con grande attenzione e, e con grande forza dal, dal sindaco uh, Marco Serena, la seconda tornata senza nessuna soluzione di continuità viene ripresa dal comune di Villorba, eh, quest'anno abbiamo anche il patrocinio e la presenza del comune di Treviso, che è una presenza importante, e viene ripresa dal comune di Villorba e dal nuovo sindaco, Francesco Soligo, che è qui con noi e che pregherei di venire qui da queste parti del palco senza maschera. Eh? a distanza, a distanza eh, per un saluto graditissimo allora buonasera a tutti eh, sì, continuità è quello che ci siamo detti soprattutto per la seconda edizione eh, di AIA io volevo ringraziare eh, il comune di Treviso ma anche la provincia che ci hanno dato il patrocinio ma soprattutto anche il professor Luciano Franchini che ha ideato e, e ha portato avanti questa iniziativa un ringraziamento anche a tutti i relatori di questa sera, ma anche delle prossime puntate. E invito chi ci sta guardando da casa, perché finalmente siamo riusciti anche eh, a farlo in presenza, di, dopo, la, dopo quello che avranno detto i relatori, di poter eh, fare domande che poi verranno trasmesse in diretta. Io ringrazio di nuovo il professor Franchini e vi auguro una buona serata. Grazie Sindaco, grazie. Eh, queste cose si fanno anche con l'appoggio delle istituzioni ed è necessario averle eh, al fianco quando eh, si, eh, si mostrano attente alle novità che eh, si presentano dal punto di vista culturale. Questa seconda edizione è una edizione mista, come ha appena eh, accennato il sindaco Soligo. Eh, mista nel senso che c'è un pubblico in sala e c'è un pubblico collegato online nel sito, nel, ehm, nell'indirizzo Facebook del comune di Villorba e anche sul canale YouTube. Eh, crediamo che questa, eh, che l'esperienza online non vada dimenticata. Per quello che dicevo prima. E cioè per l'efficacia dell'opportunità, uh, della una opportunità efficacemente uh, realizzata, per le possibilità di uh, un pubblico molto vasto di connettersi, e anche perché siamo all'interno di un mondo che uh, naturalmente usa ampiamente il digitale, usa. Uh, l'intelligenza artificiale anche in queste modalità così molto semplici e quindi vale la pena di restarci dentro. Questa sera partiamo con un tema che in realtà ci accompagnerà almeno per un'altra uh, un uh, serata, ma riteniamo che sia un tema uh, estremamente importante e forse eh, anche avvincente. Quando si parla di intelligenza artificiale spesso eh, si ha eh, l'impressione che eh, si stia parlando esclusivamente di computer, di telefonini, eh, di auto che si guidano da sole, di robot che eh, producono nelle aziende o che agiscono. No? Nella nostra, nella nostra vita quotidiana. Cioè abbiamo una visione in qualche maniera legittima ma eh, parziale. In realtà, come scopriremo, eh, l'intelligenza artificiale investe tutti i settori della nostra vita quotidiana e su questa intelligenza artificiale noi vogliamo ragionare. Non in modo, in modo fatuo ed entusiasta, che bella l'intelligenza artificiale, oppure in un modo clamorosamente come dire, preoccupato, se non addirittura negazionista, non voglio sapere nulla dell'intelligenza artificiale, è il diavolo eh, in casa. È una realtà, è una realtà come fu una realtà l'elettricità per carità non voglio saperne dell'elettricità che fa succedere cosa come fu uh, una grande trasformazione quella del motore a scoppio ma cosa ci mettiamo a viaggiare senza i cavalli e, e senza gli animali da tiro così come eh, la radio pensate alla banalità con la quale noi Oggi ci accostiamo allo strumento che abbiamo in casa, la radio, naturalmente la televisione, ma insomma tutte cose che hanno avuto una forte presenza e naturalmente con la radio eh, e anche con l'auto si possono fare molti danni, ma si possono fare anche molte cose interessanti e molto importanti. Con l'elettricità si fanno cose molto interessanti, ma anche cose molto dannose. Allora, questa analogia vale anche, ritengo, per l'intelligenza artificiale. Si possono fare molti danni e si possono fare anche delle cose estremamente interessanti. E allora, se abbandoniamo per un momento eh, l'immagine stereotipata dell'intelligenza artificiale che guida l'auto mentre noi leggiamo il giornale, abbandoniamo questa visione così molto eh, sommaria e andiamo a vedere che cosa succede nell'ambito di una cosa che ci è propria, che ci riguarda da vicino, che è nostra, ovvero la salute, ovvero l'ambito della medicina. Cosa c'entra l'intelligenza? artificiale con la salute, cosa c'entra con la medicina, ne parleremo questa sera. Ne parleremo con eh, il dottor Claudio Dario, trovate, lo trovate alla mia sinistra. Eh, Claudio Dario Buonasera. è un medico cardiologo, ma eh, credo che eh, una parte considerevole della sua vita l'abbia passata ad amministrare la sanità italiana. È stato direttore generale dell'USL eh, Trevigiana, poi è passato all'azienda ospedaliera di Padova, alla eh, fondazione Bruno Kessler di Trento e ha chiuso, credo, in bellezza, nonostante la giovane età. Grazie. Prego ha chiuso in bellezza come direttore regionale della, uh, della, della sanità nella regione uh, Umbra. Tutto questo ci farebbe pensare a un medico che ha lasciato il camice per dedicarsi alle, eh, alle carte e all'amministrazione. In realtà se eh, Claudio Dario è qui è anche perché fin da quando indossava il camice eh, si è e continua ad occuparsi di tecnologia applicata alla medicina e alla sanità, ci racconterà un po' di questa sua eh, continua attenzione eh, e, e quindi eh, sarà anche interessante eh, scoprire dalle sue parole come eh, oggi eh, anche in medicina e attraverso l'intelligenza eh, artificiale si può anche fare a meno dello stetoscopio con il quale i medici di solito percorrono i, i, i corridoi degli ospedali e si possono usare delle app, delle applicazioni a distanza che eh, sfruttano appunto l'intelligenza artificiale. Assieme a noi c'è anche Emanuela eh, Girardi, grazie per essere qui. Eh, una competenza allargata sulla realtà dell'intelligenza artificiale, tra le altre cose che poi chiederemo anche alla dottoressa Girardi di illustrarci, c'è anche il fatto che eh, fa, parte, fa parte del gruppo di esperti di intelligenza artificiale del Ministero dello Sviluppo Economico. Si occupa di intelligenza artificiale, ha fondato una sua... Eh, come, come la chiamiamo la, la sua? Uh, po, la Popeye, come la chiamiamo? È un'associazione, Popeye. Eh, Popeye, eh, che si occupa di approfondire eh, eh, le cose dell'intelligenza artificiale. E quindi abbiamo due voci diverse che convergono però nello stesso, eh, sullo stesso obiettivo. Io eh, avvierei questa conversazione che ripeto è una conversazione di divulgazione, di approfondimento ma non di banalizzazione dei temi dell'intelligenza artificiale. Comincerei proprio con eh, la, dottoressa, la dottoressa Girardi. Eh, quando parliamo di intelligenza artificiale, dottoressa, eh, e, e qui siamo in Italia, siamo in un comune veneto. Parliamo della stessa intelligenza artificiale che viene utilizzata, pensata anche nel resto del mondo o ci sono delle diversità intanto? Sì, bene, grazie. Beh, intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Mi fa molto piacere essere qua con voi a parlare di, di queste tematiche che trovo interessantissime sempre e mi fa sempre piacere parlarne con grande passione. e L'intelligenza artificiale, come ha detto giustamente lei prima, non deve farci paura perché non è un Terminator che arriverà e ci ruberà il posto di lavoro o altro, ma in realtà eh, rappresenta una grandissima opportunità, ci sono anche dei rischi correlati che dobbiamo imparare a conoscere e chiaramente imparare a gestire. E questo stiamo cercando di farlo sia a livello europeo che anche a livello internazionale. Però, come diceva giustamente, ci sono diverse visioni al mondo di intelligenza artificiale. Allora, sicuramente c'è una presa di coscienza a livello globale che le tecnologie di intelligenza artificiale rappresentano una, diciamo, un insieme di tecnologie strategiche per lo sviluppo della società del futuro. E quindi c'è stata una sorta di rincorsa allo sviluppo di strategie nazionali di intelligenza artificiale. Pensate che ci sono già circa 50 paesi nel mondo che hanno sviluppato una loro strategia nazionale di intelligenza artificiale per, da una parte, eh, sfruttare queste grandissime opportunità che venivano citate prima e, dall'altra, per cercare di eh, gestire quelli che sono un po' i rischi collegati. In particolare però abbiamo tre modelli diciamo, di intelligenza artificiale al mondo al momento e che sono uno quello americano da una parte, quello cinese dall'altra e in mezzo quello europeo. Quello cinese e quello americano sono, sono diversi ma anche molto simili perché entrambi sono caratterizzati dal fatto che diciamo, lo sviluppo di queste tecnologie è in qualche modo spinto, promosso da delle grandissime multinazionali. Che eh, investono tantissimi soldi in ricerca e in sviluppo per queste tecnologie, che raccolgono miliardi e miliardi di dati e soprattutto che portano avanti un po' lo sviluppo diciamo, globale di questi sistemi. Però hanno anche delle grandi differenze, perché abbiamo da una parte il modello americano, che è un governo diciamo, molto decentrato, è, è un sistema che ha una tendenza ad essere più decentrato e anche a essere più, mh, andando verso una sorta di deregolamentazione. Invece abbiamo il sistema dell'altra il sistema cinese che è un sistema molto centrato, dove il governo ha la tendenza a controllare sempre di più le grandi ehm, le aziende e anche le, le persone, diciamo, controllando e avendo accesso a grandissime quantità di dati. In questi due modelli è arrivata l'Europa. L'Europa dovete sapere che è partita un po' dopo rispetto a, a queste due grandi diciamo, superpotenze, la Cina e gli Stati Uniti, perché è partita solo nel 2018 ed è partita con, però con un documento importante, con una dichiarazione di, di, di intenti di cooperare sullo sviluppo di queste tecnologie. E questo perché mh, è molto importante diciamo, unire le forze, perché servono grandissime potenze di calcolo, grandissime quantità di dati e anche grandi investimenti per poter diciamo, promuovere lo sviluppo di queste tecnologie. Ma la cosa importante, secondo me, che è successa in Europa, è successa che ehm, si è... Si è cercato di dare una prima definizione molto semplice di queste tecnologie, che secondo me rimane, nonostante adesso ce ne siano di più complesse, rimane comunque la definizione più corretta. Ed è, e ve la dico perché è importante poi per, per la discussione successiva: cioè di, si dice dicesi, come dicevano nei dizionari, intelligenza artificiale: dei sistemi che eh, analizzando l'ambiente circostante, quindi raccogliendo dei dati di fatto, compiono delle azioni con un certo grado di autonomia. Per raggiungere un determinato obiettivo. E fanno questo mostrando un comportamento che, se lo, lo svolgesse, lo compisse un essere umano, noi potremmo definirlo come un comportamento intelligente. Ora, affinché le persone, quindi gli esseri umani, i cittadini europei, eh, si possano fidare delle decisioni che vengono prese in modo autonomo da questi sistemi e possano utilizzare questi sistemi, eh, devono, questi sistemi devono essere affidabili. E proprio affidabili è la chiave, ed è la definizione, la visione, diciamo, delle tecnologie di dell intelligenza artificiale europee. Cioè devono essere affidabili e devono mettere al centro l'uomo, cioè essere antropocentriche. Anche questo aspetto è molto importante perché significa che questi sistemi, che poi alla fine sono degli strumenti, devono essere utilizzati per migliorare quella che è la vita delle persone. Quindi non sostituirla, ma migliorare la vita delle persone. Fermiamo, questi due aspetti stanno. Sarà... fermiamo un momento. Questa, certo, via, sì. questa via europea all'intelligenza artificiale è un tema che andrebbe approfondito e, lo, e cercheremo di farlo fra poco. Io vorrei, però, adesso chiedere al eh, dottor Dario di mettere un po' i piedi nel piatto, e cioè, medicina, medicina salute e intelligenza artificiale. Che cosa sta succedendo? Nel, nello specifico nel proprio in base alla sua esperienza quali visioni e chiederò poi a tutti e due è stato usato un termine che percorrerà tutte queste serate che dedicheremo all'intelligenza artificiale e cioè il tema la parola dati l'intelligenza artificiale è un grande raccoglitore di dati. Mm. E quando questi dati riguardano la salute dell'individuo, riguardano la vita personale dell'individuo, dove finiscono questi dati? Chi li usa? Siamo ancora padroni di noi stessi attraverso i dati o c'è qualcuno che eh, ce, li, eh, ce li governa? Claudio Dario. Sì, grazie grazie dell'invito e grazie dell'opportunità di, di essere anche rientrato in Veneto dopo cinque anni di, di attività uh, fatta di fuori del Veneto eh, che, che mi ha molto arricchito ma, eh, e spero di poter così, condividere anche queste esperienze che ho fatto fuori qui eh, nella nostra realtà. Eh, intanto un flash sul, sulla considerazione che faceva la dottoressa sulla via europea. Eh, eh, questi argomenti vanno affrontati con grande determinazione, riferimenti valoriali chiari, espliciti e contesi. E velocità. Velocità. Eh, L'epidemia eh, ci ha messo alla prova sulla velocità. La velocità delle regioni, dello Stato, dell'Europa. Non bisogna perdere questo abbrivio quando si parla di queste cose, perché la velocità con cui si realizzano è assolutamente fondamentale. Detto questo, per dare riscontro alla, alla domanda, noi ci troviamo di fronte a una situazione demografica Parlando d'Italia e di Europa, con un invecchiamento della popolazione eh, molto significativo. Fortunatamente è un successo della, uh, della nostra uh, situazione socio-economica, culturale e anche sanitaria. Ma sappiamo che uh, nel, nei determinanti della salute l'organizzazione strettamente sanitaria gioca per un 20%. Eh, il resto ho visto che. Uno dei prossimi argomenti è la salute circolare, uh, One Health, uh, i riferimenti uh, di una visione complessiva della salute e quindi uh, bisogna stare attenti quando si parla di salute, uh, di non vederla solo legata all'organizzazione sanitaria. Quindi un conto è parlare di organizzazione sanitaria, un conto è parlare di salute nel, nel, nel suo complesso. E lo stesso discorso vale per i dati. È vero, eh, bisogna lavorare eh, sull'enorme sull mole di dati, ancora una volta velocità nell'elaborazione, eh, tenendo presente che eh, i dati che influiscono in un contesto sanitario non sono solo quelli dell'anamnesi, non sono quelli dell'esame obiettivo, sono molti molti altri nell'atmosfera e nell'ecosistema che ci circonda. Quindi, quando si parla di intelligenza artificiale in sanità, eh, sempre di più bisogna pensarlo in una logica di big data, in una demarcazione che non è quella strettamente legata. Alle strutture sanitarie o alle attività sanitarie o i luoghi sanitari, ma è un'atmosfera, un ecosistema complessivo. E quindi la capacità di elaborare questi dati deve essere eh, complessiva. Questo soprattutto per l'organizzazione, eh, intelligenza artificiale applicata alla clinica, perché adesso abbiamo fatto un inquadramento complessivo. Eh, rendendoci conto del perché siamo qui a parlare la dottoressa Girardi ed io e, ma stiamo parlando della stessa cosa anche se con visioni molto diverse come non c'è un'intelligenza artificiale sanitaria nel senso legata solo ai processi sanitari è come non c'è un'intelligenza artificiale applicata solo alla gestione dell'immagine eh, io ho seguito pur da lontano Uh, alcuni vostri uh, incontri, eh, avevo sentito uh, il, il dottor Morana che uh, evidenziava come uh, anche la gestione dell'immagine, l'intelligenza artificiale, Immagine non dovesse essere vista soltanto in un'ottica radiologica, ma complessiva di tutte le informazioni, anche anatomia patologica ed altre. Ecco, è, questo è quello che permetterà la intelligenza artificiale nel mettere insieme queste cose applicata alla sanità c'è cioè quindi questa situazione demografica che richiederà ulteriori risorse una situazione legata all'offerta di lavoro cioè ci troviamo di fronte a una crisi poi chiariamo bene cosa vuol dire crisi del personale sanitario, medici, infermieri Uh, siamo alla fine del baby boom, adesso i giovani uh, così ci sorridono chiamandoci boomer, è vero, uh, boomer, uh, però il fatto che uh, questa onda finisca fa sì che ci troviamo di fronte a alcune difficoltà di passaggio anche di competenze. Quindi, cronicità, richieste, uh, necessità sanitarie aumentate. Offerta del lavoro eh, che sicuramente non può essere rapportata ai modelli organizzativi precedenti. Bisogna pensare a un'organizzazione completamente diversa. Nonostante questo, eh, il sistema sta tenendo perché ci sono investimenti importanti, perché c'è un grande impegno dei professionisti, perché c'è un grande coinvolgimento. Ma se guardiamo non dico a 10 o 20 anni, ma anche a 5 anni, dobbiamo pensare a modelli organizzativi diversi. Questi tre aspetti, eh, as, con un altro che riguarda le risorse che non si può dire che sono poche, perché in realtà eh, una discreta parte del nostro PIL è dedicato alla sanità, però sono sicuramente finite e rapportate alle altre caratteristiche possono squilibrare, eh, squilibrare il sistema. Quindi nuovi modelli organizzativi, nuovi modelli organizzativi con l'utilizzo della sanità digitale e con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E con l'utilizzo inevitabile, ut utilizzo massiccio della quantità massiccia di dati che eh, progressivamente vengono raccolti e vengono sistemati. Su questo credo che la dottoressa Girardi ci possa essere di aiuto, perché il tema dei dati è un tema che percorre tutta la questione dell'intelligenza artificiale, ma Claudio Dario prima ha accennato, eh, sorvolando anche sui temi. Della, della pandemia. So che però la dottoressa Girardi su, questo, quest, su questa questione del Covid eh, è intervenuta assieme a un gruppo di lavoro importante per eh, inserire le opportunità e le possibilità dell'intelligenza artificiale nella, nello studio e anche nelle prospettive di vittoria nei confronti del, go, del Covid. Cosa ne è stato, dottoressa? Sì, è stata un'esperienza molto, molto interessante perché io faccio parte di, di un'organizzazione europea che si chiama Flair, scritto Flaire, che, che sta cercando di creare una sorta di CERN per l'intelligenza artificiale a livello europeo. E visto che siamo già mh, circa 3.500 tra scienziati e ricercatori esperti di intelligenza artificiale in Europa, quando il, diciamo, la pandemia è arrivata in Europa, per prima in Italia tra l'altro, Ehm, nel febbraio dell'anno scorso, quello che abbiamo detto era: ma cerchiamo di, di dare un contributo, e abbiamo lanciato quindi una sorta di chiamata alle armi a tutti questi scienziati, cercando di dare proprio un supporto concreto, perché come diceva lei, cioè, va benissimo le visioni, però alla fine. Bisogna anche fare qualcosa di concreto con queste tecnologie. E quindi abbiamo creato, abbiamo, abbiamo creato una task force, un gruppo di 150 scienziati in tutta Europa e li abbiamo divisi in sette gruppi per cercare veramente di dare un supporto concreto ai governi nazionali europei, agli istituti sanitari e anche ai medici. E questi sette gruppi hanno lavorato su sette aree molto importanti che andavano dall'analisi epidemiologica dei dati per capire con dei modelli predittivi come si stava muovendo ed espandendo la pandemia e quindi dare un supporto decisionale. E qui di nuovo torniamo a quella visione, di, visione antropocentrica, cioè al servizio dell'uomo, quindi cioè per, per migliorare, per aiutare veramente la vita delle persone. Allora, il governo italiano aveva un suo gruppo, quindi si è creato un suo gruppo. Bene. Però abbiamo lavorato col governo inglese, col governo irlandese su questo progetto. Poi, per esempio, su un altro progetto molto interessante, tra l'altro, dove il capo progetto era un ragazzo brillantissimo della fondazione Bruno Kessler. Sentivo prima che appunto aveva collaborato a Claudio Dario anche con la Fondazione Bruno Kessler, che ha sviluppato questo progetto di infodemia, perché noi pensiamo alla pandemia. Però in realtà l'infodemia, cioè tutte le informazioni false che erano presenti su internet, hanno creato comunque disagi anche al contenimento della pandemia, allo svilupparsi della pandemia. E quindi eh, misurandola e contrastandola con questa infodemia si è riusciti a dare delle informazioni precise, istituzionali alle persone che cercavano su internet, informazioni relative al covid, al coronavirus, come curarsi, quali erano i sintomi, cosa fare, le distanze, le mascherine, eccetera. E quindi a dare del, come prima risposta che appariva poi su Google. Sempre quella istituzionale, quindi l'Istituto Superiore di Sanità, e gli ospedali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera. E si è visto che intervenendo in questo modo si è ridotto tantissimo questo indice che chiamano di infodemia, quindi di disinformazione online legata al coronavirus. Ecco, questo, una questo a me questa... sembra molto importante, al di là delle vicende, come dire, attuali e, e, e quotidiane. A me sembra molto, sì, certo. molto importante che ci sia questa sorta di, io mi permetto di chiamarlo un servizio che voi fate, davvero notevole per dare un senso all'informazione che il cittadino può raccogliere eh, anche attraverso internet. È una cosa veramente importante e credo che andrebbe ulteriormente divulgata l'esistenza di questo lavoro di pulizia di pulizia dell'informazione. Senza questo lavoro di pulizia poi alla fine ognuno trova quel che vuole e prende quel che vuole e succedono eh, veramente dei disastri. Mi fanno un cenno, scusate, che c'è forse una, una domanda. C'è uno spettatore che ci sta seguendo in online, il quale pone una domanda alla dottoressa Girardi. Adesso ve la leggo. Se mi trovo di fronte a un ipotetico problema di intelligenza artificiale da risolvere nel 2021 e gli strumenti introdotti dagli americani, iCloud, G-Tab, TensorFlow, sono evidentemente più avanzati di quelli europei, inizio il lavoro con gli americani o aspetto le soluzioni europee, quando ormai potrebbe essere troppo tardi? <ride> mi sembra una domanda un po' provocatoria, ma credo che ma sia molto interessante. molto interessante. Molto interessante, interessante. dottoressa. È molto attuale perché in realtà diciamo che la, una delle priorità di tutti diciamo, i piani strategici della Commissione europea che abbiamo oggi è quella di definire la sovranità tecnologica europea. E quindi, per esempio, stanno lavorando a un cloud europeo, il che significa che non possiamo metterci a costruire da zero un cloud in Europa come stiamo forse cercando di pensare di fare con i microchip in questo momento. Però stiamo, stiamo definendo degli standard europei per utilizzare il cloud, quindi stiamo lavorando anche con le multinazionali americane, quindi con Google, con Microsoft, con Amazon, eccetera. E questo perché bisogna comunque avere, da un certo punto di vista, una sorta di indipendenza tecnologica. A me non piace parlare di sovranità, perché secondo me non bisogna mai parlare di sovranità, ma sempre di cooperazione e collaborazione. Però ehm, credo che sia importan importante avere una sorta di indipendenza tecnologica. Però, per fare questo, bisogna investire tante risorse e bisogna cominciare dalla ricerca. Noi eh, abbiamo un buon numero di ricercatori che appena finiscono l'università o il dottorato di ricerca vengono immediatamente presi dalle multinazionali, eh, dalle grandi multinazionali americane o cinesi che li pagano tantissimo e quindi vanno chiaramente a lavorare e scelgono diciamo, strade differenti. E quindi bisogna cercare di investire di più da questo punto di vista per riuscire ad avere anche dei, dei sistemi come TensorFlow come altri che vengano sviluppati in Europa. Secondo me si può, ci sono, ci sono delle novità eh, nella ricerca, dei nuovi filoni di ricerca sull'intelligenza artificiale che stiamo portando avanti anche a livello itali italiano e europeo. Certo che mh, la differenza di investimenti rispetto a, a Stati Uniti e Cina, quello che fa l'Europa, oppure se vogliamo guardare quello che investe l'Italia rispetto a quanto magari investono eh, Francia o Germania, insomma ci sono proprio scale diverse di investimenti. Quindi questi sono dei gap che poi alla fine, insomma se io investo poco, cioè raccolgo anche non tantissimo alla fine, sono cose fondamentali. Certo. Però mh, io sì. credo che al momento bisogna trovare un compromesso, cioè, utilizzare quelle tecnologie, magari, e questo è un aspetto importante a livello europeo, è stata proposta qualche mese fa dalla Commissione europea una proposta per la regolamentazione dello sviluppo e dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in Europa. E quindi come diceva prima Claudio Dario, c'è basata sui valori europei, i valori etici europei. E questo secondo me è una cosa fondamentale in Europa perché tutela quelli che sono i diritti e le leggi dei cittadini europei. Ecco, eh, grazie, mi sembra molto interessante questo, anche perché conferma quello che stiamo dicendo ormai da parecchio tempo e cioè che eh, occuparsi di intelligenza artificiale vuol dire in realtà aprire una finestra sul mondo e su tutte le sue implicazioni economiche, sociali, culturali, etiche, come abbiamo visto. E quindi non è solamente una questione, passatemi l'espressione, di smanettamento del computer, non è una questione di produrre eh, algoritmi, il mio algoritmo è migliore del tuo. Qui si tratta di aprire scenari di sviluppo. Attraverso una riflessione importante. Allora, Claudio Dario, eh, torniamo alla medicina, torniamo alla possibilità presente, remota, non lo so, domani, dopodomani, oggi stesso, che l'intelligenza artificiale abbia a che fare con la medicina praticata dai medici in Italia o nel resto del mondo. So che te ne sei occupato sì, ampiamente certo. e hai degli esempi molto concreti da eh, suggerire che sono molto stimolanti secondo me. Sì, eh, nel, nell'intervento precedente ho cercato di, di dare alcuni riferimenti, non una cornice perché non c'è un limite, eh, ma quanto piuttosto che non c'è cornice e che bisogna lavorare sulle dimensioni, sull'organizzazione, sui tempi ve mm. ne parla del Covid 1 che il primo febbraio è entrato in servizio in Umbria il 28 febbraio c'è stato il primo paziente eh, diagnosticato positivo una settimana dopo il primo ricovero e da là un anno e mezzo in cui all'inizio il 28 febbraio vi ricordo che la prima comunicazione internazionale del covid è stata fatta dai cinesi ai primi di gennaio 28 febbraio vuol dire sette settimane dopo 8 i tempi cioè la mia preoccupazione in tutto questo è siamo stati e abbiamo colto cosa vuol dire gestire i tempi e una catena corta non eh, credo personalmente che quando parliamo di queste cose, eh, di questi problemi, di questi orizzonti, eh, si debba perdere di vista il tempo. Il tempo è come per eh, l'epidemia, eh, ci sono dei segnali come eh, l'età media dei medici, l'età media della popolazione, eccetera, eccetera, che ci pongono con grande determinazione di muoverci subito. E lo dico anche... Uh, in risposta alla domanda, uh, dovendo scegliere se ho una soluzione subito prendo quella soluzione e cercherò di uh, governarla, però certo non si può stare a pensare. Allora, tornando invece all'operatività, che eh, immagino sia quella che interessa un po' tutti, beh, eh, nella mia... vi ho accennato la mia esperienza Umbra, nella mia esperienza Trentina che è stata... Eh, particolarmente interessante, eh, siamo arrivati a dire perché il medico non prescrive un'app, perché il medico non prescrive un tutorial, perché quando un paziente diabetico che si è trovato con la prima diagnosi in ospedale di diabete. E si trova di fronte a, a un'infermiera che gli sta spiegando come dovrà comportarsi da quel momento in poi ha soltanto quello slot per ascoltare, e sappiamo benissimo tutti quanti noi, anche chi come noi è tecnico, in quei momenti riesce a percepire soltanto una frazione. Non dico quanto, ma insomma, una frazione di quello. E allora perché non prescrivere, cominciare a ragionare per prescrivere un tutorial? in cui io ti spiego, ma ti do anche un supporto audiovisivo per te, per uh, la badante, per uh, il fratello o il caregiver. Lo stesso discorso per l'app, perché non posso, e, e l'abbiamo fatto per il diabete, l'abbiamo fatto per varie patologie, in questo senso anche qui a Treviso, quando ero a Treviso, eh, fare in modo che questo contatto puntiforme eh, possa avere una progressione nel tempo attraverso un'app che eh, registra gli allarmi, che eh, gestisce la comunicazione. Perché dover continuare a gestire il paziente eh, come un nastro trasportatore delle informazioni? o di un percorso vario, quando in tutto il mondo e in tutte le altre attività abbiamo una, disinterme, una disintermediazione fisica e un'intermediazione digitale. Perché tutte queste cose non possono essere coordinate da un'app per patologie croniche, in caso di pazienti con patologie croniche. E questa è una possibilità. Quindi, App, uh, tutorial per uh, gestire i rapporti, questo spazio tra l'organizzazione, tra il sanitario e il cittadino. È uno spazio fondamentale che in questo momento non è coperto adeguatamente. Io lo chiamo, ne abbiamo parlato anche con la dottoressa, il primo e ultimo miglio. Il primo è il mio contatto con il sanitario, l'organizzazione o una conoscenza del contesto, l'ultimo miglio è il ritorno. E allora ecco che per esempio un app, un tutorial mi può aiutare nel primo miglio piuttosto che nell'ultimo miglio. Esistono già queste cose, puoi fare un esempio? Ma uh, se adesso qua vedo alcuni colleghi trevigiani, nel 2012 è stato fatto un tutorial per... Uh, uh, come si misura la glicemia per i pazienti diabetici con l'infermiera del, del centro antidiabetico che così spiegava e quindi la persona rivedeva la stessa persona che aveva visto fisicamente, e, e se non ricordo male quando sono andato via nel 2014-15, c'erano 250.000 contatti. 250.000 a volte. Qualche cittadino ha avuto una risposta 24 ore su 24 e è stato intercettato un suo bisogno. E questo stavo parlando di 3-4. Adesso io non so <ride> come sia eh, ora la situazione. Lo stesso abbiamo fatto anche in, in Trentino. E questa è una partita. Un'altra partita sono i Symptom Checker, eh, Symptom checker. Che vuol dire. Analizzatore di sintomi, diciamo. Sì, che... vuol dire dare una prima risposta, struttura, indirizzamento a un'esigenza, perché sintomo è già una descrizione clinica, no? è già un inquadramento clinico. Uno ha un problema, una sensazione, ha una difficoltà e lo espone e si confronta su questo. Allora. Ci sono alcuni strumenti sicuramente eh, già presenti sul mercato internazionale ehm, che svolgono questa funzione. Attenzione: il Sitno cosa può fare? Può essere utilizzato in prima battuta in una situazione acuta per essere indirizzato, per avere un aiuto, un indirizzamento su chi rivolgersi. Come funziona? tecnicamente Ma allora, concretamente eh, facciamo, allora facciamo ci, sono, capire. ci sono varie soluzioni ah. sul mercato eh, una soluzione eh, e lavorano sull'intelligenza artificiale su chatbot quindi su risposte eh, strutturate automatiche in eh, modalità friendly che possono essere scritte o a voce eh, quindi uno si collega c'è cioè, per esempio Uh, una, un prodotto che si chiama ADA che è una uh, ditta uh, tedesca che ormai credo sia del 2013 e è gratuito ve lo potete scaricare ADA si chiama e, um, e consente di interloquire descrivendo i propri sintomi il chatbot fa delle domande mirate in un albero decisionale che è stato messo a punto con algoritmi specifici in questi anni, fino ad arrivare a una probabilità di diagnosi. Diagnosi sembra un qualcosa di singolo, in realtà è, è, è un approccio probabilistico, molto semplice. Eh, ovviamente questi strumenti si trovano di fronte a una barriera linguistica. Eh, Ada è stato tradotto in uh, francese e spagnolo. E mi pare anche che lo stiano sviluppando in lingue eh, africane come il Swahili. Un altro, eh, un altro prodotto che è presente sul mercato è un certo Babylon. che eh, Abbiamo anche un filmato. Adesso, magari... anzi, questo discorso di Babylon, secondo me è molto interessante, curioso, curioso e vale la pena di vederlo. Eh, facciamo vedere un rapidissimo, eh, un rapidissimo video, è in inglese, ma il eh, dottor Dario lo commenterà, lo commenterà con noi e, e ci dirà che cosa sta succedendo. Finché parte, io ricordo sempre che dobbiamo eh, come dire, tenere presente in tutte queste nostre serate la quantità enorme di dati che vengono eh, accumulati dalle applicazioni eh, ah, naturalmente stiamo parlando di applicazioni come dire a fin di bene a fin di bene però la massa dei dati che adesso sono a disposizione di chi li vuole utilizzare è davvero incredibile è enorme vale la pena di riflettere credo che anche la dottoressa Girardi, che ha questi accenni anche di carattere etico, non possa non eh, provare una forte attenzione al tema dell'immagazzinamento eh, dell dei dati, chi li detiene, quanti sono e chi eh, poi ne può disporre. C'è un'altra domanda? No, la, ve la vediamo fra poco allora. No, allora, questo Prego. è un prodotto eh, inglese, eh, il... L'ideatore è un certo Ali Parsa, un, un indiano, e che nel 2013 eh, ha avviato questo, questo processo. Ecco. Qui vedete eh, c'è eh, la possibilità di una chatbot e di una visita virtuale. Eh, nel quadrante in basso, Live Possible Causes. Eh, è la percentuale di probabilità che man mano che vengono poste le domande eh, viene a definirsi rispetto a, a, ai sintomi e alla descrizione. Il medico è quel signore barbuto? Eh? Sì, e la paziente? Il, e la paziente è quella graziosa sì, che avete biondo. visto, scende una tendina ogni tanto perché c'è anche un'analisi dello stato psichico e della... Uh, descrizione uh, della comunicazione non verbale della, della persona. Sulla uh, destra vedete i codici clinici e sotto uh, so è la registrazione di tutto quello che viene detto dal medico e dal, uh, da, dal paziente eh, in modo tale che si costruisca automaticamente tutta la documentazione di registrazione, fino ad arrivare, come vedrete, a una sintesi, il referto in parte è automatizzato e viene eh, completato al termine della visita. Il medico, non lo vediamo, ha uno schermo che lo supporta nello schema logico e nel flowchart delle domande che devono, che devono essere poste. Ecco, ecco, vedete, vedete? La tendina, vedete la tendina che scende per dire in questo momento la, la paziente ha questa reazione e quindi eh, si muove in, in una certa direzione? A questo punto la, la, visita, eh, la televisita è completata, si sta formando il referto che sarà subito disponibile e ovviamente con firma digitale eh, completato questo percorso legale. Per avere questo servizio eh, si paga eh, una, un fee, un abbonamento eh, annuale, viene, dato, eh, viene reso disponibile a chiunque voglia abbonarsi. Eh, I dati descritti dalla società sono che il 50% di, questi, eh, di queste interazioni si chiudono già col chatbot per dare un'indicazione sui sintomi, circa un 30% va su una visita virtuale, dopodiché se questo non basta, eh, loro lo, stanno, lo hanno realizzato nel, a Londra in un contesto urbano e hanno circa 80.000 eh, pazienti, hanno una serie di ambulatori eh, raggiungibili al massimo in 40 minuti rispetto alla distribuzione della popolazione per uh, poter andare alla visita. Il tempo dalla, uh, dalla valutazione con Chatbot alla televisita è uh, di qualche ora. Il progetto, dopo c'è una domanda, eh, non so uh, come moderatore se voi vogliamo eh, ah, no, subito. Finisci no? dopo sentiamo la... Se, la... È, 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 il tempo è di, di qualche ora eh, dopo la, il, la conclusione del rapporto col chatbot, a meno che non ci sia qualcosa di urgente. Ultime due cose che credo interessanti. Eh, sicuramente eh, la popolazione di riferimento è una popolazione giovane, abituata a questi strumenti, dinamica. Eh, dall'altra e eh, eh, scusate e eh, oltretutto eh, che sia disponibile a questi approcci logici è stato il sistema sanitario inglese in fondo vede la possibilità di avere una funzione di general practitioner anche esternalizzata quindi non soltanto medici convenzionati, ma anche uh, un servizio sanitario come questo. E quindi diciamo che in questo momento a Londra stanno competendo un po' questo tipo di approcci. L'altro aspetto, ah, concludo, sì, concludo rapidissimamente, eh, questa società ha fatto un accordo con Ruanda. Ruanda è un piccolo stato... Centroafricano, eh, circa 2 milioni di abitanti, eh, quindi stiamo parlando di un terzo del Veneto più o meno, eh, che ha un Pil pro capite bassissimo. E eh, questo accordo con lo Stato, col governo ruandese, che dopo il grande eccidio, i grandi problemi che ci sono stati alla fine degli anni 90, pur con grande difficoltà, sta ripartendo è provare a fornire un servizio sanitario di primo livello, General Practitioner come chiamano gli inglesi, a basso costo in comunità rurali. Molto interessante. Eh, c'è una domanda, voglio dire, c'è materia abbondante per la dottoressa Girardi? And is there anything else you wanted to tell me about your symptoms? For example, eh, what have you... C'è no, no, ah, materia abbondante, dico, per la dottoressa Girardi per capire, secondo me, questa provocazione di Babilon è una cosa estremamente interessante perché c'è in gioco eh, quello che pensano i medici, quello che pensano i pazienti, l'eticità di questo tipo di, uh, di approccio, eh, le opportunità o il malfunzionamento di questo approccio. Credo che le associazioni alle quali eh, fa riferimento e partecipa la dottoressa possano avere grande materia. Ma intanto c'è una domanda, mi pare. Di... No, ma c'è una domanda che è arrivata online. Allora, no. subito sì. le due. Uh, prego. Sì, allora, Matteo Martini, che è lo spettatore che tra l'altro era la, lo spettatore che aveva formulato anche la domanda precedente, eh, Fa questa domanda per il dottor Dario. Eh, tornando alla nozione di tempo, l'intelligenza artificiale ha malauguratamente arricchito il suo database dopo il Covid sulle predizioni delle epidemie. Bene, in futuro questi Symptom Checkers potranno accelerare la risposta sanitaria nazionale e internazionale per bloccare negli stadi primordiali eventuali epidemie? Questo. Questa è la domanda. C'era anche un altro messaggio di saluto da parte di Marco Serena eh, a lei eh, ringraziandola di aver partecipato. Se posso ricambiare pubblicamente, sentiamo... volevo, volevo solo fare una notazione per far capire alcune cose anche del progetto. L'ascoltatore che ha mandato il, il messaggio precedente non sta in Italia ma lavora e eh, insegna a Lione. Come vedete questa è un'applicazione estremamente interessante di quel lavoro online che abbiamo avviato eh, lo scorso anno che continua ad essere apprezzato perché dall'Europa ci stanno guardando anche in questo momento. Buonasera a tutti. Saluto anche Matteo Martini che ho conosciuto nell'edizione precedente, perché eravamo assidui a tutte le, le varie serate. Allora, interessantissime le vostre relazioni. Mi complimento con la dottoressa e con il dottor Dario. Alcune riflessioni che mi sono così giunte dal cuore. Allora, ok, anche il fatto, visto le problematiche della sanità, l'invecchiamento e tutto quello che è stato prima rilevato. Però eh, mi chiedo, anche le app sono interessanti, sono più rapide, sono più veloci, meno, meno investimento di, di personale. Però mi chiedo, ehm, non è che questa tecnologia possa anche far venire meno quel contatto umano che c'era e si sta perdendo con i medici di base e sottolineo che i medici di base sappiamo sono eh, insufficienti rispetto alla popolazione. Poi interessante questo spezzone del video, la visita virtuale sarà il nostro futuro, visto, visto anche i pochi finanziamenti che ci sono per la sanità. E allora eh, chiedo, questo approccio però mi ha già risposto prima il eh, dottor Dario, che era rivolto, diceva, a una popolazione gio giovane. Io sono di media età, sto pensando a mio marito che è più grande oppure agli anziani che dovrebbero essere seguiti con tutorial. Eh, Presenti, cioè con persone, con giovani, con volontari che li sostengono, perché già adesso vedo tante difficoltà. Faccio un esempio. L'altro giorno io sono pensionata, ero docente, sono pensionata da due anni. L'altro giorno sono andata all'Inps, ho prenotato, eccetera. C'era una signora italiana più giovane di me che eh, ha inveito contro il sistema perché non riusciva a comunicare, perché aveva difficoltà con, adesso c'è lo speed, io ho risolto con ehm, la carta di identità elettronica. Però, eh, come hanno risposto, diciamo, le guardie, gli addetti, non mi è piaciuto. E vi dico perché. Perché tutti possono avere delle difficoltà. Quindi lo Stato, gli enti, devono dare una mano. Io la signora è andata via, dopo toccava a me l'appuntamento, ho dovuto firmare, fare le pratiche per sicurezza del covid. Se no mi sarei posta e gli avrei detto signora guardi se vuoi l'aiuto. A volte manca questo, l'aiuto concreto e le persone non sanno a chi rivolgersi. Io mi sto, eh, l'anno scorso ho aperto perché non sono scientifica, io sono un'insegnante della scuola primaria. Però voglio dire, eh, mi sono aperta a questo mondo dell'intelligenza artificiale, mi ha talmente affascina, affascinato che stasera sono in presenza, mi sono organizzata. Quindi a volte c'è anche la non capacità di comprendere. Stiamo, eh, diceva bene il dottor Dario, la dottoressa, cioè il tempo, cioè stiamo parlando di questa cosa e già domani magari ce ne sono altre. Il tempo corre veloce e noi non riusciamo a starci dietro. Io mi ricordo anche che gli studenti erano molto più veloci a livello digitale che la sottoscritta, sono i famosi nativi digitali. Quindi, con tutta la buona volontà delle persone, ho fatto l'esempio dell'Inps per far capire che la gente a volte è esasperata. E questo va detto, non va lasciata da sola, va supportata. Certo. Io qui ho un, ho un sindaco che stimo, come stimavo anche Marco Serena, e do appello, cioè questo appello è anche per i nostri ehm, amministratori, amministratori certo. politici. Certo. Cioè, ehm, si va avanti, ci sono quelli come a scuola che capiscono subito, ma ci sono anche quelli che hanno una capacità rallentatore quindi secondo me quindi secondo me scusate secondo me l'italia deve dare attenzione non solo italia a tutte le persone perché tutti siamo importanti irripetibili e amiamo cioè amiamo abbiamo bisogno di essere anche aiutati e meritiamo il meglio grazie perfetto come vedete ancora una volta ancora una volta il tema apre finestre, apre finestre incredibili. Credo che la domanda di, di prima meriti una risposta da entrambi, perché la vedo una domanda che attraversa le vostre competenze. Vogliamo cominciare, dottoressa Girardi, a capire un po', vogliamo ricordare la domanda un attimo. Paolo? No, me le, sono, me le ricordo. Io. Ah, boh, boh. Ah, quella di prima? No, no, quella di prima. Sì, la ripeti. Questa della signora? La ripeti, ripeti. Signora? Sì, 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 un attimo, perché purtroppo... La tecnologia è... ti la tecnologia ha tradito. Ancora, ancora <ride> eh, sì, eh, appunto. Allora, tornando alla nozione di tempo, certo. l'intelligenza artificiale ha malauguratamente arricchito il suo database dopo il Covid sulle predizioni delle epidemie. In futuro ah, questi symptom checkers potranno... Eh, accelerare la risposta sanitaria nazionale e internazionale per bloccare negli stradi primordiali eventuali pandemie. Ecco, questa è il tema sì. della velocità in, in realtà, del tempo. Sì. Prego. No, in realtà già, quest già questa, questo giro: diciamo, una, le tecnologie di intelligenza artificiale avevano identificato prima diciamo, di, di noi degli umani la, la presenza della pandemia. Infatti, nel è, è caso di questa startup canadese che aveva identificato delle anomalie in questa zona in Cina, dove poi è stato diciamo, il focolaio della pandemia. Quindi sì, si possono utilizzare, tant'è vero che si stanno studiando proprio per diciamo, quelli che si chiamano i disaster recovery, cioè per cercare di, eh, di identificare una pandemia o un disastro e poter intervenire eh, utilizzando queste tecnologie per ridurre quelli che sono i, i danni per le, per le persone sia in termini di vittime che in termini di danni ambientali o altri tipi di danni. Quindi si stanno già utilizzando um, assolutamente e io penso che si util utilizzeranno sempre di più anche perché Consideriamo che da noi cioè, era la prima pandemia diciamo, di questo secolo, ma anche cioè, fino a siamo tornare al all'inizio del secolo precedente, per un'altra pandemia dove non si raccoglievano i dati. Quindi sono stati raccolti, come si diceva prima, tantissimi dati che verranno poi utilizzati anche per poter prevenire e identificare e curare una pandemia successiva, che molto probabilmente immagino che, che ci sarà, perché comunque penso che ci saranno altre pandemie. Noi in Europa abbiamo vissuto questa, ma nei paesi asiatici no, oppure nel Sud America avevano già vissuto altre pandemie nell'ultimo ventennio. Quindi saremo più preparati, credo, anche eh, immagino tutto il lavoro di tipo organizzativo di cui parlava prima il dottor Claudio Dario, e sicuramente saranno, cioè tutte le strutture sanitarie italiane e europee si troveranno molto più preparate a gestire una nuova pandemia. Con protocolli, con sistemi organizzativi, con sistemi di intelligenza artificiale e altro. Quindi, assolutamente sì. Certo. E per quanto vado sulla seconda domanda, o prima. No, sentiamo, sentiamo Dario intanto, cosa... okay. su questa questione del tempo. Funzionerà? Voglio dire, la sì, capacità. Allora, sì, una, una riflessione intanto. Eh, eh, quando si parla di, di pandemie o eventi di questo tipo, eh, il concetto di One Health eh, è, è, è il concetto base. Quindi Symptom Checker e riuscire a intercettare in quel momento eh, è già quasi tardi. Eh, il, per questo è, è fondamentale una lettura complessiva dei dati eh, ambientali, dei dati... Di salute animale, perché eh, sappiamo che eh, certo. è stato un trasferimento, un Speed salto over, di, di specie. E, quindi, eh, sì, eh, il, il sistema ha preso coscienza, abbiamo preso coscienza tutti quanti di questo rischio eh, che relegavamo a, a momenti di situazioni igieniche, socio-economiche diverse, invece Uh, ha colpito anche noi che siamo uh, alimentati in modo diverso rispetto alla spagnola, al periodo del, del, del primo, primo dopoguerra, eccetera, eccetera. Quindi adesso abbiamo coscienza che il rischio c'è, che dobbiamo raccogliere le informazioni a tutto tondo e che qualsiasi segnale va utilizzato come segnale d'allarme per dopo uh, zoomare in determinate situazioni. Eh, vi faccio un esempio eh, di vissuto eh, in Umbria. Abbiamo affrontato la, la prima epidemia eh, che è stata eh, relativamente leggera, la seconda di ottobre e dell'autunno dell'anno scorso è stata molto pesante in Umbria. E poi a un certo punto, a gennaio, eh, avendo messo in piedi un sistema di monitoraggio epidemiologico, abbiamo cominciato a notare che in qualche comune i numeri non erano in controtendenza rispetto al resto. Siamo andati a esplorare, abbiamo eh, dato l'allarme immediatamente, pur non riuscendo a capire cosa stesse succedendo, e, e anche con i sindaci del territorio ci siamo confrontati, abbiamo costituito delle aree rosse comunali. Continuo a dire, nello sfondo non avevamo chiaro cosa, quale fosse il motivo, ma c'era un qualcosa che in alcune realtà eh, andava in controtendenza rispetto alla riduzione che stava avvenendo in tutta Italia. Eh, circa 20 giorni dopo, eh, con il sequenziamento, ci siamo resi conto che eh, nel nostro territorio, la variante brasiliana eh, a Perugia, vi ricordo che c'è anche l'Università per Stranieri. Che ha eh, importanti rapporti con eh, il Sud America eh, e quindi verosimilmente eh, c'è stato un eh, contagio, eh, una serie di contagi che siamo riusciti a contenere in questo modo, pur non avendo capito subito cosa fosse. Quindi, i sistemi di monitoraggio, queste informazioni e questa lettura eh, a tutto tondo dovrà assolutamente continuare nei prossimi diventa, anni un, diventa un modello, diventa un modello. Eh, allora io a, abbiamo ancora qualche minuto ci, ancora 3-4 minuti per chiudere questa eh, c'è il dottor Morana vuole intervenire eh, è molto stimolante questa, questa serata eh, perché ce n'è da dire dottor Morana prego grazie eh, grazie e complimenti perché è un argomento che mi appassiona da pochi anni, ma stasera ho trovato tanti stimoli. Allora, il problema è che il sistema americano, cinese e europeo sono anche tre sistemi sanitari diversi. Allora, come conciliamo le esigenze di raccogliere più dati possibili in un sistema sanitario privatistico americano, dove se per caso non c'è un'attenzione estrema a anonimizzare il dato questo soggetto può pagare un costo enorme. C'è un esempio molto eh, mai conosciuto di quel giornalista americano che la, usava il CPAP, la macchina gli ha proposto un aggiornamento online, lui l'ha accettato e dopo qualche settimana gli è arrivata l'aumento dell'assicurazione privata perché il CPAP aveva trasmesso la sua assicurazione, e detto tu non ci avevi detto che usavi il CPAP, per cui gli, hanno, gli ha aumentato il costo della sua assicurazione privata. Ecco, in Italia questo non succede, quindi per fortuna però... Noto un po' in Italia, bisogna stare attenti che c'è una tendenza verso un po una, una sanità privatistica. Quindi il dato deve essere più omogeneo possibile su scala sovranazionale perché se non ci sono tanti dati non abbiamo da buoni risultati. Il dato deve essere omogeneo, ma deve essere anche fortemente anonimizzato, soprattutto in quei sistemi sanitari in cui, ripeto, se scappa l'identità il, il soggetto può pagare anche un costo piuttosto importante. Nella sua, nella sua assicurazione privata. Questo era qualcosa, diciamo, una specie di una domanda che faccio e, e, e se sistemi di il dato al di là del dato puramente digitale che quindi viene facilmente fruibile se sistemi tipo NLP, quindi eh, programmazione in linguaggio naturale possono essere utili anche per quei dati invece analogici, per cui la diciamo, interpretazione del dato in modo tale che possa essere poi in qualche modo analizzato. Grazie. Dottoressa, a lei la, a lei la risposta, intanto. Poi... Allora, è una bellissima domanda. Allora, la prima, ho due risposte. Una, che per fortuna siamo in Europa e, e per fortuna c'è questa regolamentazione che verrà approvata. Ma immagino che sarà molto discussa perché il contenuto ha degli aspetti critici. però verrà approvata, credo, nel giro di un anno e mezzo, massimo due anni, e sarà una sorta di GDPR, eh, diciamo, per l'intelligenza artificiale, perché è un regolamento molto importante e corposo. E questo vieterà proprio l'utilizzo di sistemi per, e l'utilizzo dei dati dei, dei cittadini per discriminare le persone. Quindi questa è proprio una, diciamo la sanità è una delle, delle aree che è considerata ad alto rischio e quindi saranno necessarie delle certificazioni apposite per poter utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario. Questo chiaramente è anche un aspetto un po' controverso perché potrebbe forse un po' limitare l'utilizzo o allungare i tempi, che prima si diceva la velocità è fondamentale, però comunque diciamo che saranno utilizzati in modo sicuro in Europa. Un'altra cosa che è molto interessante, che riguarda proprio l'anonimizzazione la, dei dati, sono delle, diciamo, delle nuove frontiere della ricerca. Che stanno nascendo negli ultimi anni e che stanno cercando di creare una sorta di dato sintetico, cioè si parte dai dati delle persone e servono tanti dati in intelligenza artificiale per poterli raccogliere e analizzare, però si stanno cercando di creare dei dati che mh, sono creati in laboratorio, sono dei dati sintetici che quindi eliminano tutti i problemi relativi a quella che è, è diciamo, i problemi di, di privacy, e quindi anonimizzano tutto il processo. E per però permettono di, di mantenere quelle caratteristiche di profilazione che ti servono poi per fare l'analisi dell'intelligenza artificiale. E poi ci sono anche altre tecnologie, entro un po' nel tecnico, solo citandole, che si chiamano per esempio il federated machine learning, e sono dei sistemi di apprendimento che non, non, non condividono più i dati, ma condividono i modelli e quindi alla fine i dati rimangono poi, diciamo, stoccati o comunque rimangono in luogo, nell'ospedale o nel cloud locale, eccetera, nei server locali. E quindi non venendo condivisi riducono anche un po' quel rischio di, di essere anche insomma, un po' attaccati, di essere dispersi, di, di problemi nella gestione dei dati, eccetera. Quindi si sta andando in questa direzione perché i dati sono molto sensibili, però servono assolutamente. Quindi è, è, un, è un aspetto anche molto interessante questo. Bene, chiudiamo con una battuta di Claudio Dario. È una, è una speranza. una uno spiraglio di speranza che ci dà la dottoressa Girardi. In fondo sì, tanti dati, però forse, non so, qui in Europa forse riusciamo anche a governarli in qualche modo, no? attraverso vari eh, artifici, no? questo di anonimizzare i dati mi sembra molto interessante, senza dover perdere poi la qualità eh, predittiva del dato stesso. Chiudiamo questa storia, vediamo cosa succede. Sì, allora direi che questo due sono i problemi principali. Questo è il principale eh, rispetto a tutti gli altri. L'altro è la verifica degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, che non siano dei uh, black box, uh, certo. ma per quanto riguarda gli algoritmi, abbiamo la possibilità di un confronto continuo, tipo second opinion, con. Uh, con la comunità scientifica, per cui mh, là mi sento più tranquillo. L'aspetto della uh, tutela dei dati invece è l'aspetto uh, principale. Ci siamo confrontati con la dottoressa in preparazione di, di questo evento e sento la dottoressa molto tranquilla eh, anche rispetto a queste, a queste soluzioni. Eh, io devo dire che... Meno. E io lo, 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 sono meno, lo sono meno perché ehm, anche, continuo a dire, con questa esperienza de, di questa pandemia eh, i, i tempi di discussione non ci sono, cioè bisogna decidere facendo, bisogna decidere facendo, non aspettiamo quando avremo tutte le cose chiare, si decide. Perché se così avessimo fatto durante il Covid, e sono pronto, l'ho detto anche uh, in, in alcuni confronti uh, con le autorità di controllo nostro, uh, sì, è chiaro che in queste situazioni di errori ne fai, però non far niente o aspettare o ritenere che si possa decidere solo quando si ha tutto il quadro chiaro. Fa molto peggio. Allora, da questo punto di vista, ehm, Babilo, in eh, questa preparazione mi sono riguardato perché è da due anni che non, non riguardavo più questa evoluzione. Eh, Babilo, che tra parentesi ha annunciato di quotarsi alla borsa di New York, se a qualcuno eh, interessa, interessa. E si capitalizza sull'ordine dei 4 miliardi di dollari e mh, ha avuto proprio dei problemi eh, da questo punto di vista, nel senso che eh, è sbarcata anche in Canada e eh, i canadesi hanno cominciato a mettere in discussione la modalità di gestione dei dati. Eh, C'è stato un, un problema di, di privacy ma probabilmente un buco del sistema, ma insomma da la può succedere a tutti e, e l'ultimo aspetto è che eh, l'ultimo aumento di capitale di 500 milioni è stato eh, apportato da fondi degli Emirati Arabi eh, che avendo una normativa completamente diversa e avendo posto alcune condizioni eh, hanno, ehm, hanno sollevato alcuni problemi detto questo il sistema e la logica è talmente importante, perché è vero che se noi guardiamo qui in Italia come siamo, abbiamo medici e un sistema sanitario, ma non dico in Ruanda, ma dico in altre situazioni in cui la disequità eh, di trattamento o di accesso ai servizi è evidentissima, beh, eh, dobbiamo valutare cosa, cosa è più importante. E devono valutare cos'è più importante per quella popolazione. Quindi la logica è una logica e l'approccio è un approccio molto interessante, forse anche per noi, con l'invecchiamento della popolazione e con i problemi che avremo. Il problema dei dati è un aspetto fondamentale: bisognerà eh, così avere le tutele e mi tranquillizza molto quello che dice la dottoressa, sapendo anche che è lei è seduta su quei tavoli e quindi eh, così, ci, ci riferisce in prima persona, eh, sperando che la velocità sia una velocità adeguata del decido facendo. Io vi ringrazio, davvero è stata una eh, un'apertura di seconda edizione estremamente interessante, dalle domande, dall'attenzione e anche, se posso dire, <coughs> dalla dall'entusiasmo con cui i due relatori hanno partecipato eh, a me dispiace un po chiudere questa partita in questo momento ma forse eh, ci, ci piacerebbe andare avanti ancora un, un poco avremo occasione di ritrovarci ci sarà come dicevo prima una seconda eh, una seconda puntata sul tema della medicina invito anche i due relatori di questa sera a partecipare come eh, protagonisti, magari con qualche domanda, con qualche intervento, con qualche eh, ulteriore presenza. Eh, a tutti voi do appuntamento alla prossima, eh, alla prossima puntata, diciamo così, eh, eh, che è il 16 di eh, novembre, circa un, un mesetto parleremo di una questione che ancora una volta ci tocca da vicino, ovvero parleremo di Internet delle cose, IoT, cioè dell'internet dell che abbiamo in casa, che viene in casa e che in qualche modo è presente nella nostra quotidiana attività. Uh, di fruitori dei servizi internet eh, e che ovviamente ha anche la capacità di eh, guidare eh, le, nostre, le nostre scelte. Per fare il solito esempio banale, di cui parleremo poco, però spero, la prossima volta, eh, l'internet delle cose è quella, quel sistema per il quale. Il frigorifero di casa parla con il supermercato, dice sono rimasto senza il burro, ti prego di portarmene a casa. Il supermercato prende la tavoletta di burro, la consegna al rider di turno, il rider suona e ci porta a casa. Oppure il drone addirittura. Ecco, questo è l'internet delle cose. Ne parleremo con eh, due eh, esperti che si occupano di questa tematica in due grandi, eh, in due importanti industrie del territorio. Perché l'internet delle cose ce l'abbiamo in casa. E quindi eh, ne, ne parleremo con chi ce la sta procurando quotidianamente. Grazie dottoressa, complimenti e grazie ancora per grazie la sua grazie presenza. Grazie Claudio Dario che ho ritrovato con grande piacere dopo tanti anni e che ha portato la sua esperienza in un contesto nuovo e per il quale vorrei per entrambi che foste ancora presenti. Grazie agli ascoltatori, grazie a, grazie a chi ha partecipato, ci vediamo la prossima volta. Grazie, arrivederci a tutti, buona serata. Grazie. Sigla.